sottolineare la longevità e la versatilità di questo mezzo che nell'ultimo anno, a causa della pandemia, è stato scelto da moltissime persone per gli spostamenti urbani. Anche a Roma un vero e proprio boom, accompagnato dall'aumento dei chilometri delle piste ciclabili. Andrea Marini. La bicicletta è fantastica perché dà proprio la sensazione della libertà. È una cosa che riempie il corpo e la mente. Quest'anno la giornata mondiale della bicicletta del 3 giugno, istituita dall'ONU nel 2018, registra in Italia un bilancio davvero da record, con un più 30% degli spostamenti sulle due ruote negli ultimi 12 mesi e 193 chilometri in Italia di nuove piste ciclabili. Un'onda lunga destinata a durare. Infatti, molte persone che durante la pandemia, grazie anche ai bonus bici, hanno cominciato a pedalare per evitare di usare i mezzi pubblici, hanno finito per scoprire un sistema comodo, agile e rapido per spostarsi in città. Consiglio di andare in bici perché comunque sia, come viabilità, è abbastanza agevole e ti permette di arrivare in poco tempo in varie zone di Roma. E ci sono tante realtà come bici che si possono affittare. Sui percorsi cicloturistici, che nel Lazio sono 305, o sulle piste ciclabili a Roma per 150 km, c'è chi si muove per lavoro o per diletto, chi pedala sportivamente con fuoriserie in titanio e chi con la vecchia e pesante graziella ripieghevole. Spesso è lamentata una manutenzione un po' carente per i percorsi ciclabili, ma le cose stanno cambiando. Ieri sono andati a Fiumicino, per esempio, Fiumicino e ritorno. Le cascate Monte Gelato, tutte le escursioni, e poi a me piace più Roma, a dire la verità. Andare in bici perché salutare, si impiega molto meno tempo, si rispetta l'ambiente, e che altro dire, pedalare, pedalare, pedalare. Ancora un video di